voglio raccontarti l'utilizzo delle applicazioni online per incontrare persone. Oggi è più facile conoscere una persona dal vivo o attraverso delle applicazioni online dietro uno schermo. Forse vedendo il successo delle tante applicazioni è più la seconda, ma questa non è una novità. Anche prima di internet le persone si potevano conoscere per corrispondenza scambiandosi delle lettere. Per esempio, come nel film in cui Alberto Sordi, immigrato in Australia, conosce un'italiana a scopo matrimonio proprio attraverso le lettere, scambiandosi delle lettere. Ma oggi si fa tutto con questo, con lo smartphone. Comodamente online posso spogliare decine di foto di persone alla ricerca di chi mi piace di più, sperando ovviamente che l'altro sia d'accordo a scambiare un match. Ci sono due caratteristiche di questa nuova forma di socializzazione. La prima è il business che se ne fa, la seconda la spiega molto bene Bauman nel libro Consumo, dunque sono, e risponde a una modifica profonda della nostra società. La ricerca di un partner diventa una esperienza consumistica e le persone si confezionano con delle fotografie proprio come se fossero prodotti in mostra. Se una persona è interessata all'altra, allora schiaccia un pulsante come proprio per un qualsiasi altro acquisto online. E mentre io sfoglio le foto, chatto, incontro persone, bisogna essere consapevoli che le società proprietarie di queste applicazioni utilizzano la mia esperienza online e i miei dati per monetizzare e fare attività commerciali e di profilazione degli utenti. Per esempio, nel settore delle applicazioni e degli incontri online, nato agli inizi del web in modo abbastanza clandestino, oggi sono entrati i giganti del web, come Facebook, per esempio, che sta testando una propria applicazione. Questo è un settore che vale miliardi di dollari perché attraverso la ricerca dell'anima gemella le società proprietarie di questi software raccolgono milioni di dati a scopo commerciale. Per utilizzare queste applicazioni a volte si accettano molto velocemente dei contratti anche di decine di pagine. Io ne ho stampato uno che ne ha ben 18. Lo leggiamo insieme perché è molto interessante. Questa è l'informativa sulla privacy di una delle tante applicazioni di incontri online, che si accetta molto velocemente quando si decide di utilizzare un'applicazione. Questa informativa è fatta di 18 pagine, io l'ho stampata tutta e vi leggo le parti più interessanti. Qui parla della raccolta dei dati. Quando si scarica l'applicazione e si crea un account, la società potrebbe raccogliere alcune informazioni sull'utente, come nome, nome utente, email, numero di telefono, identità di genere, data di nascita, orientamento sessuale, fotografie, posizione, dati di accesso e liste degli amici presenti sui social network. Spiega anche che i dati raccolti aiutano la società a migliorare l'applicazione e a verificare gli utenti. La società spiega inoltre che per ragioni di sicurezza e per garantire la migliore esperienza utente, richiede che gli utenti verifichino i propri profili e potrebbe inoltre richiedere il proprio numero di telefono. Qua c'è un passaggio sulla conservazione dei dati. Con l'utilizzo dell'applicazione l'utente riconosce che l'applicazione è gestita a livello internazionale attraverso server dislocati in vari paesi, Stati Uniti inclusi. Questo è un altro passaggio molto interessante dell'informativa sulla privacy e qui la società spiega l'utilizzo che fa delle informazioni aggregate. Dice che potrebbe dover condividere le informazioni aggregate con una terza parte, incluse le informazioni personali, così come altre informazioni come lo storico dei dati a scopi di analisi industriali e demografiche. In buona sostanza, qui la società spiega che attraverso l'applicazione vengono raccolti dei dati per fare analisi industriali e demografiche, per capire chi utilizza l'applicazione, le fasce d'età, la zona e tanto altro ancora. Un altro punto dell'informativa sulla privacy spiega che la società durante l'utilizzo dell'applicazione potrebbe raccogliere informazioni sul dispositivo usato, inclusi i dati di identificazione, il modello, il sistema operativo. Qui invece si parla della geolocalizzazione. La società scrive che nel caso in cui l'utente attivasse i relativi servizi, l'applicazione potrà raccogliere i dati di geolocalizzazione del dispositivo e salvarne le coordinate al fine di offrire determinate funzionalità. Poi c'è il passaggio sull'utilizzo e la registrazione dei dati. Conserviamo le informazioni personali degli utenti fino a quando risultino necessarie per fini commerciali legittimi, come specificato nella clausola sopra riportata e in conformità alle leggi vigenti. In questo punto la società spiega dove conserva i dati personali degli utenti.
Spiega la società che opera in una rete globale di servizi anche in America, Hong Kong, Repubblica Ceca e Russia. La parte hardware dell'applicazione si trova in un centro gestito da una terza parte, ma di proprietà della società. Tutti i dati raccolti dai nostri partner pubblicitari possono essere mantenuti anche al di fuori dello spazio economico europeo. La società proprietaria di questa applicazione ritorna a parlare dell'utilizzo dei dati personali e spiega che potrebbe utilizzare il materiale pubblicato dagli utenti sulle sezioni pubbliche del sito per attività pubblicitarie e promozionali, sui siti e sui prodotti dei nostri partner. Qui ribadisce la società che crede che tutto ciò sia in linea con i suoi legittimi interessi e che possa aiutare a migliorare il sito e l'esperienza offerta agli utenti. Nell'ultima pagina del contratto la società spiega che con l'utilizzo dell'applicazione l'utente accetta la giurisdizione esclusiva dei tribunali degli Stati Uniti e dello Stato di New York.